lieto fine per la vicenda di Alex, il piccolo paziente inglese affetto da una rara malattia genetica, trasferito a fine novembre da Londra all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il trapianto delle cellule staminali del padre, manipolate e infuse nel piccolo di 20 mesi il 20 dicembre scorso, a distanza di un mese, hanno perfettamente attecchito, ripopolando adeguatamente il sistema emopoietico immunitario del piccolo e non dando luogo a problemi né sul piano infettivo né su quello del rigetto. Il passo più importante è stato fatto, ha spiegato Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia. Una storia diventata un simbolo. Alex è il successo della cultura biosolidaristica di cui il nostro paese, aggiunto Locatelli, ha assolutamente bisogno. Il picco dell'influenza è atteso per fine mese o inizio febbraio. Sono due i ceppi in circolazione quest'anno e la popolazione dei malati avrà un numero tipico di casi che potrebbe essere compreso tra i 4 e i 6 milioni. Lo ha spiegato alla dire il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, a margine della presentazione del primo rapporto annuale Modelli organizzativi e strategie vaccinali regionali. Quest'anno gli italiani rimarranno a letto per colpa di due virus, il post-pandemico H1N1 e l'H3N2, capriccioso e pericoloso soprattutto per gli anziani. Per chi si vaccina ora, ha chiarito Rezza, il risultato non è garantito. Siamo in zona Cesarini. Una stagione influenzale, diciamo, tipica, con un numero di casi che potrebbe essere compreso fra i 4, 5, 6 milioni, probabilmente non come l'anno scorso abbiamo raggiunto e superato gli 8 milioni, è caratterizzato soprattutto dalla circolazione di due virus. Il vaccino si può fare sempre, ma ormai abbiamo superato anche la zona Cesarini, perché chiaramente gli anticorpi per diventare protettivi impiegano almeno un paio di settimane, quindi vaccinarsi oggi vuol dire essere protetti sostanzialmente durante il picco, quando il picco già è passato, quindi il risultato, come dire, non è garantito. Si è conclusa con un giudizio positivo la visita a sorpresa della ministra della Sanità Giulia Grillo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Si tratta del primo di una serie di sopralluoghi nei nosocomi di tutta Italia. Il ministro ha chiesto di segnalare le situazioni critiche scrivendo a segreteriaministro@sanita.it. Un ministro non può fermarsi all'aridità di una tabella, ha sottolineato Grillo, che ha scelto nella stessa mattina di vaccinarsi contro l'influenza. Lo faccio, ha detto, per proteggere il mio piccolo. Ha fatto bene il ministro ad adoperarsi per accogliere le istanze dei medici. A dirlo è stato il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, a proposito dell'avvio da parte del ministro della Salute, Giulia Grillo, del confronto con le organizzazioni sindacali dei medici per modificare le norme che finora hanno impedito il rinnovo del contratto. In gioco c'è l'equità nell'accesso alle cure per tutti i cittadini. Un'equità, ha ribadito Anelli, che può essere perseguita solo superando e colmando le disparità in termini di accesso e di risorse che, in violazione della Costituzione, rendono di fatto diseguale sul territorio l'esercizio del diritto alla tutela della salute. Tra 2016 e 2017 c'è stato un aumento di donne fumatrici in Italia pari a 1 milione, un dato che riguarda anche le giovanissime. L'allarme è stato lanciato da Silvia Novello, oncologa e presidente dell'associazione WALS, Women Against Lung Cancer in Europe, in occasione del lancio della campagna contro il tumore del polmone Semplicemente Io. Le adolescenti italiane fumano molto, sono numericamente fra le più elevate sul territorio europeo, ha denunciato l'oncologa, che in un'intervista alla Dire ha spiegato come l'aumento dell'incidenza di mortalità del tumore polmonare tra le donne sia legato al fumo. Ascoltiamola. Quando esiste un fattore così forte come il fumo di sigaretta, diventa difficile identificare altri fattori di rischio per questa patologia. È indubbio che l'aumento dell'incidenza e mortalità del tumore polmonare fra le donne sia legato al fumo, in quanto esiste una stessa distribuzione tra l'aumento dell'abitudine tabagica e l'aumento di mortalità per il tumore del polmone. Oltre a questo va detto che esistono alcuni dati preclinici che dimostrano che le donne hanno una maggiore suscettibilità nei confronti della patologia, ma se vogliamo questo aggrava ulteriormente la condizione, perché significa che a parità di condizione di abitudine tabagica una donna probabilmente, se questi dati dovessero essere confermati, si ammala più facilmente rispetto alla controparte maschile. L'allattamento al seno non può essere lasciato all'iniziativa personale. A sostenerlo è il ministro della Salute, Giulia Grillo, che pensa dunque di istituire un'ostetrica di comunità che accompagni la donna prima e dopo il parto. Di più,
Grillo vuole creare un'app che aiuti la neomamma durante il suo percorso di maternità. L'annuncio è arrivato durante la conferenza nazionale di promozione e sostegno dell'allattamento. Più attenzione al postpartum è l'indicazione che arriva dal Ministero. In quest'ottica sarà sviluppata l'app ad un prezzo simbolico di un euro.